Amici 22. Le lacrime di Maddalena Svevi e le parole di Maria De Filippi. Amici 22 sta volgendo al termine e dopo quasi 8 mesi di sfide, battaglie, esibizioni, fatica e adrenalina i protagonisti rimasti nel talent show di Canale 5 vedono la finale. Ieri, sabato 6 maggio, sono stati in 4 a conquistare il pass per domenica 14 maggio quando sarà decretato il vincitore di questa edizione. Stiamo parlando di Angelina, la super favorita, insieme a Mattia, Isobel e Wax. Come sempre accade in questi casi, il pubblico si è diviso. Le polemiche hanno accompagnato, d'altra parte, anche la recente eliminazione di Cricca e non ha fatto eccezione quella di Aaron. Wax, che ha vinto proprio contro quest'ultimo e Maddalena Svevi, è sempre sotto l'occhio del ciclone. Sono in tanti, giornalisti compresi, ad attaccarlo, ma lui intanto è in finale. Dove non è arrivata, per un soffio, la ballerina 18enne Maddalena. La sua reazione è stata quella di chi ha visto il proprio sogno andare in frantumi proprio sul più bello. Maddalena non trattiene le lacrime. Maria la consola. Appena il suo volto è apparso nel maxi schermo dello studio di Amici e ha compreso di dover lasciare la scuola, Maddalena Svevi e scoppia in lacrime. In un primo momento l'emozione è stata così travolgente che non è riuscita a parlare. Troppo grande la delusione di essere arrivata così lontano e dover abbandonare questo entusiasmante percorso. Maria De Filippi le ha stretto la mano e l'ha rassicurata dicendole con dolcezza che avrebbe parlato quando se la sarebbe sentita. Poi Maria ha voluto confortare la ballerina ligure con queste parole. Ti volevo dire che, in finale ci sono 4 posti. Tutto qua, è solo ed esclusivamente per quello. Maddalena ha ringraziato la conduttrice e tutti quanti l'hanno supportata e accompagnata in questa avventura televisiva e umana. Poi tra le lacrime ha aggiunto: sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita. La danzatrice di Emanuel lo ha dovuto così abbandonare Amici 22. La sua esperienza è stata caratterizzata da alcuni scontri memorabili con Alessandra Celentano, che non l'ha mai ritenuta all'altezza della sua ballerina Isobel. La maestra è arrivata a utilizzare termini irrispettosi nei confronti della giovane, tanto da provocare la reazione dello stesso compagno di Giorgia. Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un terapeuta.